Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con World Cup Story. Ripercorriamo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 20 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Si torna a giocare in Europa dopo la parentesi asiatica e dopo tanti assalti mancati la nazionale italiana riesce a risollevarsi nella maniera più inaspettata e soprattutto in circostanze burrascose, quasi come nel 1982, a riprova della stranezza che vede il veliero azzurro muoversi davvero speditamente solo nella tempesta. Germania 2006, il cielo azzurro sopra Berlino. L'assegnazione del Mondiale del 2006 avviene a Zurigo nel 2000, ma anche stavolta non senza polemiche. La Germania sopravanza di un solo voto il Sudafrica, che vede venir meno però proprio il voto decisivo per un finto tentativo di corruzione da parte di un giornale satirico. Ne scaturisce una pesante polemica con la FIFA, che dovrà intervenire per cercare di rompere il tabù del primo mondiale organizzato in Africa. Nel frattempo i tedeschi tornano a organizzare la rassegna 32 anni dall'ultima volta e sono gli unici qualificati d'ufficio, visto che la squadra campione del mondo in carica deve, a partire da questa edizione, affrontare le qualificazioni. Non che il Brasile abbia problemi a presentarsi all'appuntamento, è un mondiale in cui le grandi storiche ci sono tutte, ad eccezione dell'Uruguay. L'Italia si presenta però all'appuntamento in una condizione molto particolare. Dopo il fallimento agli europei del 2004, Giovanni Trapattoni ha gettato la spugna e ha passato il testimone a Marcello Lippi. Ma tutto il sistema calcio in Italia viene scosso dalle fondamenta nel maggio 2006, dallo scandalo Calciopoli, un sistema di corruzione diffuso e tentacolare che coinvolgerà alcune grandissime squadre del nostro calcio. In particolare Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina si ritrovano nell'occhio del ciclone, con loro i tantissimi calciatori nel giro delle nazionali, compresa quella azzurra. L'opinione pubblica arriva a chiedere che i giocatori dei club coinvolti facciano un passo indietro. Lippi difende a spada tratta la sua squadra e in particolare i calciatori juventini con cui ha avuto modo di lavorare per anni. Il coinvolgimento del figlio Davide porterà però il CT a preannunciare un passo indietro alla fine dell'avventura mondiale. Si comincia il 9 giugno 2006 ed è il paese ospitante a dare il calcio d'inizio. La Germania, allenata da Jürgen Klinsmann, batte 4-2 la Costa Rica e si qualifica agevolmente da prima davanti al frizzante Ecuador. Bene anche l'Inghilterra, che sembra poter puntare in alto. Nel girone di ferro con Argentina, Olanda, Serbia e Montenegro e Costa d'Avorio passano sudamericani e orange. Ok Portogallo e Messico su Angola e Iran, mentre nel girone del Brasile la sorpresa è l'Australia, che supera per la prima volta il primo turno beffando la solita imprevedibile Croazia. Nessun problema per la Francia, allenata dal pittoresco Domenech, la Svizzera, la solita Spagna capace di partire a razzo e la novità Ucraina. L'Italia inizia bene con una prova di sostanza contro il Ghana, altra novità africana. Una bordata di Pirlo sblocca, Iaquinta fissa il 2-0. Contro gli Stati Uniti a Kaiserslautern, Alberto Gilardino sblocca, ma l'Italia si fa raggiungere in una partita messa in salita dall'espulsione di Daniele De Rossi, che subirà 4 giornate di squalifica. Per arrivare primi serve un acuto contro la Repubblica Ceca. Svetta Materazzi e segna il 2-0 Pippo Inzaghi, in una cavalcata resa memorabile dal mancato assist al centrocampista del Palermo Barone. La fiducia attorno agli azzurri, nonostante le tante polemiche in patria, cresce, ma gli ottavi contro l'Australia rischiano di trasformarsi in una nemesi. Lippi parte con Del Piero titolare e non con Totti, col fantasista della Roma, convocato in extremis dopo un grave infortunio subito a febbraio. Nel finale però, con l'Italia in 10 uomini, è Fabio Grosso a trovare il rigore all'ultima azione con una discesa da terzino di altri tempi. Dal dischetto va proprio Totti, che sceglie la soluzione di potenza e porta l'Italia ai quarti di finale. Negli altri ottavi di finale la Germania offre una prova di grande solidità battendo la Svezia dello juventino Ibrahimovic con una doppietta di Lucas Podolski, mentre all'Argentina servono i tempi supplementari per avere ragione del Messico. L'Inghilterra non brilla, ma con una punizione di Beckham elimina l'ottimo Ecuador, mentre Portogallo-Olanda è una battaglia che si chiude in 9 contro 9 con la vittoria dei lusitani. La Spagna passa in vantaggio contro la Francia, ma poi si fa ribaltare sull'1-3. Il Brasile vince contro il Ghana, con Ronaldo che arriva a quota 15 gol nei mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre nella competizione. Massimo equilibrio tra Svizzera e Ucraina. Gli elvetici non arrivano ai quarti dal 1954, ma i tiri dal dischetto premiano Shevchenko and Company.
L'Ucraina è proprio l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale, in molti avevano indicato il tabellone come potenzialmente favorevole in caso di vittoria contro la Repubblica Ceca e primo posto nel girone. Gli azzurri non sprecano l'occasione, apre un super gol di Zambrotta e poi arriva la doppietta di Luca Toni, capace di segnare gol a grappoli in viola, ma ancora secco nel mondiale. Sarà Germania-Italia come nel 1970 in semifinale, perché i tedeschi giocano una partita col cuore in gola contro i rivali di sempre dell'Argentina. L'albiceleste segna con Ayala, ma Miro Klose rimette le cose a posto. Ai rigori i tedeschi sono infallibili, mentre Lehmann ne para due, grazie anche agli appunti preparati per l'occasione. Dal dischetto vanno anche Inghilterra e Portogallo, con i britannici che vivono un altro dramma sportivo ai rigori, col Portogallo dell'astro nascente Cristiano Ronaldo, che torna in finale 40 anni dopo l'edizione del 1966. Infine Brasile-Francia, altra sfida classica dei mondiali, finale nel 1998, quarto nel 1986. I campioni del mondo crollano di fronte al one man show di Zinedine Zidane, che oscura il pallone d'oro Ronaldinho, il fenomeno Ronaldo, e inventa l'assist per Titi Henry, che fa esultare i transalpini. Quattro europee in semifinale, era già successo nel 1934, nel 1966 e nel 1982. In due casi su tre vale la pena di ricordarsi chi aveva vinto. Parlando di superclassiche, a Dortmund l'Italia gioca con tutto il pubblico contro, i tedeschi vogliono sfruttare l'appuntamento con la storia, ma gli azzurri in difesa sono bestiali e pungono in contropiede prendendo il sopravvento ai tempi supplementari. Dopo due legni colpiti, Andrea Pirlo, a pochi minuti dai rigori, vede il corridoio per Fabio Grosso, che segna uno dei gol più iconici della storia del calcio italiano. Da antologia anche la rete del raddoppio. Cannavaro esce fuori imperioso, Totti lo spinge via per far viaggiare il pallone verso Gilardino, che scarica su Del Piero, che finalmente, dopo gli errori e le delusioni degli anni passati, indovina l'angolo giusto e porta l'Italia a Berlino, dove gli azzurri per la finale trovano la Francia, che a Monaco di Baviera supera il Portogallo, poi battuto nella finalina dai tedeschi, con un rigore di Zinedine Zidane. Occhio ai segnali, i giornali riportano che quello che al momento è il miglior giocatore del mondiale avrebbe rivolto un insulto all'arbitro uruguaiano Jorge Larrionda. Zidane è nervoso nonostante le prestazioni sontuose? Il 9 luglio all'Olympiastadion di Berlino è proprio lui a sbloccare il risultato su rigore, ma l'Italia non perde la testa. Dopo una traversa di Toni, a pareggiare di testa su cross da calcio d'angolo Marco Materazzi, che dedica il gol alla mamma scomparsa in giovane età. Annullato nel secondo tempo per fuorigioco il gol del sorpasso di Toni, l'Italia soffre sugli affondi di Ribéry e Buffon sfodera una delle parate più belle della sua carriera su Zidane. Ai supplementari accade qualcosa. Materazzi improvvisamente non si vede più, accasciato a terra. Ma perché? I replay sono impietosi e vedono Zidane colpire con una testata nel petto il difensore azzurro. Non sono tempi di prova TV né di VAR, ma qualcuno ha visto e l'arbitro Orazio Elizondo, un ecuadoregno, colloquia col quarto uomo, l'unico che potrebbe dire di aver visto pur avendo discretamente sbirciato i monitor. E per Zidane c'è il rosso. Perduto l'uomo simbolo, la Francia rincula e ai rigori l'Italia rompe una maledizione che durava da 16 anni. I tiratori italiani sono infallibili, David Trezeguet invece sbaglia, traversa e palla al di qua della linea. Segnano Pirlo, De Rossi al rientro dalla squalifica, Materazzi, Del Piero. L'ultimo rigore capita sui piedi di Fabio Grosso, l'uomo del rigore contro l'Australia e del gol di Dortmund ai tedeschi. Stavolta non può che esserci un lieto fine. Come nel 1982, l'Italia, a cui qualcuno chiedeva di non partecipare neanche, è campione del mondo. La finale vedrà scendere in campo una quantità notevole di giocatori della Serie A. I riflessi di Calciopoli non offuscano la qualità del campionato, ma Lippi onorerà la promessa, salvo ripensarci due anni dopo. Sarà un grave errore, ma ci sarà tempo per parlarne. Il giorno della festa al Circo Massimo, la nazionale italiana di calcio si gode una rivincita straordinaria, tra le più belle nella storia dello sport. Oh, yeah.
Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!